ragazzi, sono Diego Spoltre. Oggi con il joystick giocheremo a GTA San Andreas insieme a un ospite speciale. No, in realtà è il calzascarpe. Vabbè, ma iniziamo subito a giocare a GTA. E non sono un ospite nuovo perché ho già fatto tipo 5 video. Però ancora li dobbiamo pubblicare. Vabbè, No, l'abbiamo già messo. Becca tutti i challenge. Becca tutti i challenge. Poi non guardate i suoi che ha fatto da solo perché fanno pesare. Oh, questo qui che fa? Ci vedo 3 stelle. È un casino che non vi porto video di GTA San Andreas, anche perché non mi partiva. E poi questo è quello installato dallo store. L'ho finito senza trucchi, ragazzi. Guardate che pro che è Diego. Allora, non mi ricordo neanche più i tasti. Ah, ecco. Aspetta un attimo. Ora lui deve parlare, perché lui, anche se non è il suo il canale, ma il mio, lui vuol parlare, giustamente, no? Sì, allora, io spero che ci sia gente nuova a guardare questo video. Sì, c'è Gabriele. Ora, l'altra volta... Salutiamo il nostro amico Gabriele. Ma se ne frega, zitto un attimo, sto parlando io. Va bene. Che, l'altra volta ho fatto una parentesi dei cinesi, ora io risposta. Questa volta non la dico, quindi quando il mio amico cretino avrà caricato quel cavolo di video che parleremo io anche quello, però... Però non lo posso caricare, semmai carico soltanto la webcam e soltanto le parti che fanno più ridere. Carica quello che vuoi e carica anche la parentesi dei cinesi, guardate quello perché ora io... Ci metto anche tipo quelle così. Erano delle prostitute. Sì. Ci metto anche i segnalini. Parentesi cinesi ci scrivo. Tipo. Perché ora non la posso ridire, però guardate quell'altro video perché la dico. Allora, stiamo andando a casa di... Come si chiama quello lì? Che ne so? Lui non lo sa perché lui non ha agito San Andreas, lui c'ha il 5 sul palco. E il 4. Quello mi ha fatto volare la macchina, tag life. Dopo giorno. Ma che cazzo ti piace a lui? Vabbè ragazzi, Ma questo che è un quartino degli anni 30? No, questo è casa di uno. E che è gigante, c'ha? È gigante. Ma un pick up ti ha seguito fino a qui. C'è l'elicottero, vai! L'elicottero è la cosa più bella di sta casa. Ragazzi, intanto io sono un piediporco. Non è un piediporco, ma è un calzascarpe. Ma chi se ne frega? Quel che sarà, sarà. Butta la piscina. No, la piscina è brutta. Questa cosa è l'unica cosa più brutta che c'è. Guarda, ragazzi, questo è... Stavi spaccando il mouse. Ecco. Non mettere questa parte collaterale. Ci vediamo appena siamo lì. Ok ragazzi, sì, siamo tornati qui, io con il mio piede di porco e lui che ora deve stare un po' zitto perché voglio parlare pure io in questo video. So che lui è il protagonista, ma è uguale, ora puoi tornare. Allora ragazzi, diciamo da Nico. Vai. Allora, diciamo che c'è successa una cosa che per sbaglio invece di premere F9, che sarebbe il pulsantino per stoppare, ho premuto quello per stoppare tutta la registrazione. Che allora lo attaccherò con questo altro. E vabbè, vi volevo dire soltanto questo. Perciò se ci sarà un intoppo è colpa nostra. Va bene? Non va basta, bene. Però è un intoppo anche che... Sì, è colpa nostra, scusatemi, cioè, correggo. Ma vabbè, continuiamo a giocare. È un intoppo anche che guarda questo video perché so già che può cagare. Ma sai, Gabriele, forse questo elicottero è degli anni 2. No, questo elicottero è dei militari e spara pure. Sì, ma ragazzi, non fa pena. Cioè, lì si vede perfino il motore. Lo sai che questo è l'elicottero più leggero che c'è? Capito. Ah, sì, non lo so che... Ragazzi, veramente ho cercato di spazio. Sto cercando di ingoiare un capello, mi è rimasto. Mi spengo la radio, bravo, spengo. Io non sentivo neanche la musica. Non so neanch'io. Forse ti lancio le eliche. Andiamo sul palazzo più grande e ci buttiamo col paracadute e dopo facciamo la fine degli stronzi. Giusto. O facciamo parkour. Dopo facciamo il parkour appena si muore, però. Sì, allora intanto ragazzi vi voglio dire una cosa, ve la dovrei dire alla fine del video, però ho provato a non... Siccome ora che stiamo caricando questo video è il 30 ottobre, buon Halloween a tutti. No, il 29. No, il 30. Sì. Buon Halloween a tutti perché domani non faremo un video. Perché siamo... Forse porto il mio telefono e faremo qualche un dolcetto video così. Mentre facciamo dolcetto scherzetto, probabilmente anche con il nostro amico questo Max. Canale diventerà anche di Niccolò,
probabilmente anche con il nostro amico Max, perché viene anche lui. E sì, sì, e sarà poi ospite. Avevamo visto anche Max in un video, ma non siamo riusciti a caricarlo. Giusto. Però non era proprio Max, che sono morto. Non era proprio Max, era ma... Max del grande, capito? Sì, diciamo così. E... vabbè, facciamo parkour? Sì. Comunque buon Halloween, perché buon Halloween. Magari domani lo facciamo un questo video. Sarà lo speciale di Halloween su GTA San Andreas. Un'altra prostituta. Cioè. Sì, sì. Prostituta e ogni sorpassi. No, ma poi perché proprio il bello di questo è che anche quando voi morite vi salva le armi, invece ecco. In quello originale che non si compra dallo store, no. Io infatti ora ci sto giocando con il joystick che mi torna meglio. So giocare anche con la tastiera, però per me è più scomodo. Giusto, Nico? Sì, comunque, ecco il nome di questo video. Prostitute hanno i tre passi. No, ora si chiamerà... questo video. No, se no dopo non lo viene a cercare nessuno proprio. Sì. Perché il cazzeggio su GTA San Andreas... Mettiamo anche il tag parkour. Che il parkour lo vogliono vedere molti su GTA San Andreas. Ragazzi, fra 3 secondi smollerò una scoreggia che... sentirete anche la sentirete anche da lontano 1 metro. Vedete quella signora lì? Mi sta sul cazzo. Let's go, bitch. Allora io let's go bitch, l'ha chiamata anche puttana. Ora io prendo ora io prendo una cosa da un mio youtuber che io conosco, Federonzo. Chi è Federonzo? Ora io questa cosa la prendo da lui, quindi Fede non ti offenda se stai guardando questo video, perché i nostri video fanno 100 volte più cacare dei tuoi. Cioè, sì, 100 volte più cacare dei tuoi, quindi non ti offendere se prendo questa cosa in prestito. Voi ragazzi contate quante volte dirò prostituta in questo video. E quante volte dirò cazzo in sto video? Perché è picco peggio, devo scrivere qui sopra. Però ti assicuro, Fede, io un ti rubo la battuta, i nostri video fanno cacare, i tuoi sono bellissimi, io li ho visti tutti. Io non conosco neanche chi è questo youtuber, perché non l'ho mai visto, ma però non, se lo dice lui... Non ti offendere, perché sta battuta la dico così. Questa è la mozza delle prostitute. Mi sto già immaginando voi con le penne a scrivere tutte le super volte. Gabriele se mai le conta, dai. Gabri, contale! Te lo chiediamo! Ah, gli orari del canale. State bene attenti, se mai dopo ve li scrivo. Allora, i video usciranno 1 a settimana, perché non è che ci vediamo sempre io e lui. Gli orari poi sono... Poi i video. Scusate un attimo. Allora, i video saranno. Ma il. Ah. Un giorno qualsiasi, basta che passa una settimana. Scaramabili! O anche. Si muovono due. O anche Figata. 2 o 3 giorni. Vabbè, gli orari sono casuali. Però almeno dopo questo... una settimana lo troverete il video sul canale. Questo è il ora sono un po' sfuso degli orari. Però vabbè, ogni qualche volta lo troverete il video. Poi sto facendo lo speciale di Halloween, come state vedendo. E vabbè, diciamo che questo video speciale lo faccio anche domani, perciò ci saranno 2 speciali di Halloween. Poi e quello di domani uscita... lo farà insieme a me e Max, perché dobbiamo fare dolcetto scherzetto, quindi vedrete mentre ci prendiamo 4 kg di caramelle. Va bene, ragazzi. Però... questa vecchietta deve morire. E vabbè, ragazzi, diciamo una cosa. Gli orari saranno 19:30, mi sembra, perché ci metto tanto anche a editarlo. Io, non avendo programmi migliori per editare, uso Camtasia Studio 8, come molti di voi già sanno. Perciò io sto iniziando questa carriera. Delle prostitute. No, quelle sono così. E vabbè. Gang delle prostitute. E vabbè, diciamo una cosa, ragazzi. Questi saranno gli orari. Volevo dirvi questo in un video. In questo video. Come vedete, ora sto facendo il parkour. Sì, vabbè, parkour cioè della merda, perché lo so fare anche io sta roba. Comunque, voglio dare un messaggio a un mio amico Marco che viene a scuola con me. Che se sta guardando il video. E ragazzi, siamo tornati. Comunque, Marco, ti assicuro, io ti faccio il video quando torno a scuola. Ora andiamo avanti. Sì, perché essendo ragazzini, anche noi andiamo a scuola, ragazzi, non è che abbiamo il tempo del mondo per fare video. Facciamo e anche video poi a voi, ti però. Strappo quel cartellino rosso e giallo e poi te lo faccio ingoiare fino a che non te lo rivomiti insieme a
tutte le e poi l'ha messo le mani in alto e il poliziotto bellissimo. Boom. Prostituta a gambe larghe, guarda che voli fanno. Gang delle prostitute, cancellino delle prostitute. Ma quanti iscritti hai il tuo youtuber che ti danno? Comunque andatevi a vedere i video di Federico, no, ci faccio anche pubblicità, però. Andatevi a vedere questi video perché fanno ridere. Cioè, a me fanno ridere. Mamma mia. Cioè, ora mi bloccano, non esco, io esplodo come... Cioè brucia il motore ma non brucia... E forse anche lui. E dov'è l'altro blocco? No, hai visto, c'è passato sopra il taxi? No. Vai, gioca un pochino te, Niccolo. Sì, vai. Ok, raga. Io muoverò con tastiera. Vai a rubare la moto. Sì, stai calmo. Aspetta. Corri. Eh sì, sto cercando di capire come si chiamano le armi. No, allora, corri con questo. Ecco, ho capito come si chiamano le armi. Si spara, si mira con questo e si spara con questo, con B. E no, ruba le macchine. Vai avanti con questo e premi Y. Ruba la moto. Premi Y. No! A lui. All'altro, corri! Premi A. Vai. Premix stata ragazzi, Niccolò ancora deve imparare come si usano i comandi, però giocherò io ora, però farò giocare a Niccolò. Vedi, guardami me, miri, spari. Capito? La moto ci è venuta così proprio. Tu spari la moto. Vai, allora A vai avanti e X va indietro. Vai avanti, se no ti becca la polizia e ti ruba tutte le armi. Se ci ruberà tutte le armi, ragazzi! Non li sto qua. Ah, ok, ragazzi, scusate, errore tecnico. Avevo rubato la banana. Un attimo.